Benvenuti in questo primo video quarantena a casa mia. Oggi proviamo ad andare in moto qua nel mio giardinetto. È esattamente 5 mesi che non uso la moto, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Dopo 5 mesi che se lo aspettava di avere una nuova moto in garage, che poi non si può neanche chiamare tanto moto, però questo, bello, ciao. C'è da dire che è veramente figo. Credo che l'abbia fatto tutto mio padre, perché qua sul pavimento si vede il colore bianco, che credo abbia verniciato tutta la moto proprio qua, perché ci sono i segni, fa straridere. Niente, quindi questo magari lo proviamo dopo, però adesso abbiamo da provare l'Husqvarna in giardino. A vedere dopo 5 mesi se ho ancora la mano. Ah no, perché per impennare bisogna usare il piede, non la mano. E vediamo cosa succederà ora ai primi tentativi. Anzi, vi metto proprio il video integrale di quello che faccio da quando l'accendo, così potete essere sicuri che non mi sono allenato prima. Anzi, la moto è qua ancora fredda, non so da quanti giorni è lì così, quindi avrà bisogno di una bella scaldata prima, ma fatta bene, non scaldate al limitatore per distruggere il motore. Quindi adesso andiamo al video. Intanto vi faccio vedere la moto, perché sul canale non l'avete mai vista. Questa precisamente la usa mio padre, quindi io raramente la utilizzo e preferisco lasciargliela a lui. Però è una bella bestia. È che una bella bestia. Ok, prima accensione, 252 tempi, Husqvarna 2016. Abbiamo aperto la benzina, adesso proviamo ad accendere al primo colpo. È da 5 mesi che non accendo una moto, sono stragasato. Due tempi! Qua! Campagna golfata, come vi dicevo! Infatti bisogna scaldarla un po' prima! E nel frattempo che affumichiamo un po' il garage, monto la GoPro e ci vediamo tra un attimo. La moto in verità è ancora un po' fredda, però si scalderà pian piano, non voglio stuprarla, quindi ci metteremo tanto tempo. A dopo! Dai, andiamo allora! Ragazzi, questo è il mio minuscolo giardino, però voglio andare a registrare di là. Entriamo, tanto c'è mia sorella laggiù con la telecamera. Vedo una cosa che non mi piace troppo, cioè quelle nuvole brutte brutte. È da troppo tempo che non uso la moto e mi gasa troppo la cosa. Ok, i freni funzionano, quindi bene a riguardo. L'unica cosa è che non c'è molto spazio in questo giardino, bisogna crearselo. Come vedete è minuscolo e io non mi ricordo affatto come si impenna. Però ci possiamo provare. Ho fatto la mia prima impennata dopo 5 mesi ed è stato così facile. Però si è spenta. Wow, mi mancava andare in moto. Riaccendiamo. Beh, devo un po' riprendere la mano sull'equilibrio, perché infatti l'ho tenuta troppo bassa. Vediamo un po'. Eh sì, devo prenderci la mano. È anche differente dalla mia. Ora facciamo un po' di adventure, enduro. Papà, com'è che sale da sto muretto? Lui è scarso, io salgo da questo. È stato bruttissimo, ho messo giù il piede. Ma è da 5 mesi che non uso la moto, non mi ricordo come si fanno le cose. Però è così bello guidare la moto.
anche se in 5 metri di spazio. Mi stai affumicando. Boh, troppo facile. Troppo facile. Più che altro c'è uno spazio un po' troppo piccolo, quindi non è che si riesce a far tantissimo. Si riesce solo a tirare su una volta e basta. È scrausa come cosa. Una roba vecchia. No, non sono stato, anzi, hai video per le prove. E tu? Va. Voglio comprare una moto del genere, altro che il mio Usaberg. Questo molto molto meglio. È molto più regolare, soprattutto mi sembra molto leggera anche come sospensione eccetera. Spaventata. Proviamo a fare due circle qua a vedere. Ci siamo! Oggi sto buono! Due mesi che non vado in moto, però un po' di speed l'abbiamo ancora. Bella, bella. Dunque speriamo di finire il prima possibile questa quarantena, così cambieranno i piani e potremo uscire in moto almeno nei boschi. Infatti ho intenzione di portarvici con questa moto, ma anche con la mia prossima moto, che secondo me nessuno di voi si aspetterà quale sarà. Però vi dico che siamo sempre su questa categoria, enduro, motard, due tempi, quattro tempi, chi più ne ha più ne metta. Quindi lasciate tanti bei mi piace se volete che io continui a fare video in moto. Fatemi sapere nei commenti se volete più enduro, oppure più video in strada, motard, oppure ancora stunt. Fatemi sapere qualsiasi cosa, se avete domande, tutto e di più, scrivetele nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.